La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e l'Ufficio Centrale Antifrode di Roma, ha sequestrato nel porto di Gioia Tauro 176 kg di cocaina purissima. La droga era in un container in transito sbarcato da una nave proveniente dal Cile e formalmente destinato a Bologna. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato circa 38 milioni di euro. All'interno di 4 borsoni e ben nascosti, 153 panetti di droga di elevata qualità e purezza. L'operazione è stata coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato la direttrice dell'ufficio postale di Melicuccari, tenuta responsabile del reato di peculato. Rosa Pustorino, 42 anni, si sarebbe appropriata di 700.000 euro, prelevandoli dai conti correnti. L'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Palmi, è partita dalla denuncia di un correntista che si era visto sparire dal conto circa 44.000 euro. In tutto, sono 20 i titolari di conti correnti che hanno presentato denuncia contro la Pustorino. No. L'assessore regionale alle politiche sociali Francesco Antonio Stilitani ha illustrato i risultati dell'avviso pubblico per il finanziamento di asili nido d'infanzia e servizi educativi integrati. Attraverso il bando saranno finanziati 54 nuovi nidi comunali, con la previsione di 1.541 nuovi posti per un totale di risorse programmate per circa 16 milioni di euro, di cui 6 milioni con il FESR e la parte restante con fondi nazionali. Eroi di tutti i giorni li ha definiti il sindaco Peppino Vallone, che testimoniano quel senso di solidarietà che costituisce il traino di una comunità. Sono Giuseppe Nicola Risoleo e Saverio Macri, volontari dediti all'assistenza ai bagnanti, che sono stati ospiti della sala consiliare del comune di Crotone per ricevere il plauso ed il riconoscimento dell'intera comunità per gli episodi di salvataggio dei quali sono stati protagonisti in questa stagione estiva. Con loro Thea, uno splendido esemplare di cane Labrador, anche lei membro di questa formidabile squadra.